Marcello Fabbri, direttamente da Weimar. Ma è una sensazione stupenda di nuovo poter cucinare qui in Romagna, dato che io sono già da 15 anni in Germania. Diciamo che è un vero e proprio ritorno in patria, non che io ritorno giù a Rimini a lavorare, ma nel senso che posso cucinare di nuovo per la gente del mio paese. Qual è il segreto per una cucina che possa convincere il palato dei tedeschi? Ma più che altro bisogna lavorare sempre come siamo abituati noi a lavorare col prodotto fresco. Se si lavora col prodotto fresco e si fa una cucina sana, non ci sono nessun problema. La gente riesce a capire che praticamente ci si dà da fare per offrire un prodotto buono e normalmente si lavora senza avere alcun problema. I piatti più apprezzati? Ma negli ultimi periodi sono questo coniglio che faccio stasera con il mantello di shiitake e la polenta gratinata, rimanendo praticamente abbastanza italiano, non per via del fungo, perché si fa questo piatto normalmente con il porcino, ma in questo periodo i porcini non ci sono, perciò ho scelto questo fungo che è molto aromatico. E un altro piatto molto che va veramente molto bene è una pasta ripiena di guanciale di vitello con gli astici e i fagioli borlotti. E invece qualche piatto che in Germania ancora fa fatica a sfondare? Sinceramente, cioè, va tutto, bisogna solamente beccare magari il momento giusto per offrirlo. Per esempio un risotto al nero di seppia che ho iniziato a servire un anno e mezzo fa, non avrei mai creduto che potesse andare. Io per ripicca, perché c'avevo questo nero di seppia che avevo comprato, ho fatto un risotto la sera, l'ho messo sul menù e ho visto che è stato apprezzato moltissimo. È un piatto tipico nostro e stranamente è andato bene, anche col calamaro. Diciamo, il tedesco si inizia a abituare a mangiare molto la cucina del Mediterraneo. Girando, muovendosi, andando molto spesso in ferie, vede che il prodotto che noi mangiamo non è altro che quello che vediamo anche lassù, perciò si è abituato, mangiano i calamari, mangiano i polipi, la seppia, è come se fossero qui in Romagna. Qualche consiglio da dare a noi italiani, qualcosa che potremmo apprendere dalla cultura enogastronomica tedesca, visto che tu dici che ormai sei quasi tedesco, mi pare. No, proprio tedesco non sono, diciamo che vivo lassù da 15 anni e certo mi sono preso delle caratteristiche della mentalità tedesca e l'ho preso su, è una cosa normale, la puntualità, la precisione, sono cose che si imparano nel giro di un anno, due anni e si va in quel senso lì. Una cosa che posso dire è cercare di rispettare il prodotto, perché il tedesco sta iniziando anche lui a capire di usare praticamente il prodotto regionale e di rimanere sulla qualità della regione, perché alla fin fine quello che ti offre il territorio era sempre la cosa migliore, senza andare a cercare di usare dei prodotti che praticamente non ci sono neanche.